Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho preparato tutti gli ingredienti per fare altre colombe, ne farò due piccoline o tre da 300 grammi, adesso vediamo. Ho preparato tutti gli ingredienti, in planetaria metto acqua e pasta madre, faccio girare leggermente e poi aggiungo subito la farina. Vi metto anche le descrizioni dei passaggi così potete seguire meglio. Faccio girare fino a che non vedo l'impasto che si è amalgamato bene. E io proseguo con la foglia fino a un certo punto. Poi aggiungo lo zucchero pochino per volta, vedete, non lo metto tutto insieme perché sennò rischiamo che si adagia l'impasto, si adagi. Quindi ne metto un po' per volta e giro fino a che non l'ho inserito tutto. Poi inizio con il burro, anche qui a pezzettini in più volte. Calcolate che io qui ho fatto dei tagli, quindi non è che venite dietro a me perché ho tagliato, altrimenti il video verrebbe lunghissimo. Finito di mettere il burro, inizio con i tuorli in più volte anche qua, piano piano, senza fretta. L'impasto deve rimanere sempre incordato, vedete? Scusate la voce, stamattina sta incordando. Eccolo qua, fino a che non vediamo il velo. Io faccio girare un altro pochino, l'impasto è pronto. Allora, io invece di iniziare la sera, qui sto iniziando la mattina. Di solito si inizia la sera l'impasto e si mette a lievitare tutta la notte. Io invece ho fatto la rovescia questa volta, eh. Metto l'impasto in un contenitore, qui è già cresciuto un pochino, e lo lascio fino a che triplica. Allora, ieri mi sono preparata i canditi perché voglio usare i miei canditi. Vi metto poi in alto il file di come prepararli con le nostre arance. E qui, ecco qua, siamo alla sera. Come vi ho detto, io ho fatto la rovescia, quindi la sera vado a fare il secondo impasto. Trasferisco prima l'impasto triplicato nella ciotola e lo appoggio in frigo per 30 minuti. Passato il tempo, proseguo, continuo con l'impasto. Qui vedete, ho messo subito la farina e il malto. Sto girando con la foglia, poi la toglierò e metterò il gancio. Quindi giro, faccio assorbire bene tutta la farina. Ok, ecco qua. Ho diminuito per farvi vedere meglio, però adesso aumento un pochino. Con calma, anche qui il secondo impasto, gli ingredienti vanno messi piano piano in più volte. Con molta calma, non avete fretta. Volevo dire, ecco, qui sto mettendo lo zucchero in più volte. Volevo dirvi che io sia nel primo impasto che nel secondo ho messo la ciotola con i ganci dentro il frigo anche mezza giornata, così evito di far scaldare molto l'impasto. Continuo con lo zucchero, lo faccio assorbire bene. Ok. E quando ho finito di mettere tutto lo zucchero, la ricetta dice di mettere metà tuorli. Questo dopo aver messo tutto lo zucchero e aver girato bene. Quindi io metà tuorli, però non li metto tutti insieme, li metto in due volte, quindi metto che so una cucchiaiata, non è che dovete pesare, insomma, così ad occhio. Giro, faccio assorbire bene, aspetto che si amalgama bene, che assorbe bene il tuorlo, dopodiché metto un'altra cucchiaiata e quindi alla fine ho messo metà tuorli, come dice la ricetta del maestro Giorilli. Ok, e
E questo lo lascio per dopo. Faccio girare, poi metto il sale e gli aromi e il miele con i semi della bacca di vaniglia. Io uso assolutamente sempre la bacca. Ho grattugiato due arance, oppure se avete la pasta d'arancio potete mettere un cucchiaio di pasta d'arancio. Adesso a questo punto tolgo la foglia e metto il gancio, anche se potevo anche continuare un altro pochino con la foglia. Faccio girare e dalla dose del burro io ho tolto 25 grammi, quindi i restanti 75 grammi di burro li metto a più riprese. Con calma giro, faccio assorbire, devo cercare di mantenere sempre un pochino di incordatura. Anche se qui, come avete visto all'inizio, l'impasto si adagia un pochino, però poi si riprende. Quindi mi finisco di mettere il burro piano piano. E dopodiché devo mettere quello che è rimasto dei tuorli, il resto dei tuorli, sempre in più volte, in due volte, visto che non sono tanti, due o tre volte. Non mettete mai le cose tutte insieme perché rischiate che poi l'impasto non si incorda. Questo impasto, rispetto a quello che ho fatto l'altra volta, le colombe, con la ricetta di Bosco, rimane più morbido, lo vedo già dall'esecuzione che è più morbido. Quindi non vi spaventate, piano piano dobbiamo tenere l'incordatura. Mi controllo, se arriva a 24, intorno ai 24, dovrei fermarmi. Qui sto mettendo i restanti 25 grammi che ho sciolto e poi li ho fatti raffreddare, quindi burro liquido. Controlliamo se sta venendo il velo, ci vuole ancora un pochino, ci siamo quasi, quei puntini sono i semi della bacca di vaniglia. Faccio girare ancora per portare ad incordatura. Giro ancora un pochino e poi, una volta pronto, vado a mettere i miei canditi. Guardate che belli, sono profumatissimi. Come vi ho detto prima, li ho fatti con le nostre arance, anzi con quelle di mia sorella, preciso. Quindi metto le sospensioni e ci aggiungo anche 70 grammi di cedro, quello però non l'ho fatto perché non ho il cedro, altrimenti se potete fateli anche col cedro. O se volete mettere solo cubetti di arancia. Bene, giro solo per amalgamare bene, quindi giro piano. Ok, come vedete l'impasto rimane morbido rispetto alle altre colombe che ho fatto. Lo peso e lo lascio riposare 10 minuti in ciotola. Tolta la tara, l'impasto è intorno ai 1100 grammi. Quindi poi deciderò che stampi usare. Lo faccio riposare, scoperto, e poi lo pirlo, diciamo, faccio delle pieghe così. Ok. In questo modo, come vedete sotto, non ho messo niente, sì, è morbido, però insomma direi che va bene. Poi lo divido. A questo punto io ho deciso di fare, lo peso anche così mi regolo, di usare uno stampo da 300 grammi dove metterò 350-360 di impasto e un altro da 500. Calcolate che al di là dello stampo si può mettere il 10% in più, quindi 500 posso mettere 600 grammi. Scusatemi.
Quindi vado a pirlare tutte e due le pezzature. Volendo qui ci venivano bene tre colombine da 300 grammi, mettendo un pochettino, un po' più di impasto di 300, però non avevo gli stampi piccolini, ne ho soltanto uno. Sono comode le colombine piccole perché se vogliamo regalarle sono meno impegnative, diciamo così. Allora, dopo pirlati li faccio riposare ancora e poi mi divido. Allora, senza star lì a pesare, mi divido le ali, un pezzo un po' più piccolo e il corpo un pochettino più grande, così proprio ad occhio, eh. Poi faccio così, faccio questa sorta di pieghe e vado. Poi durante la lievitazione l'impasto si aggiusta da solo. Ecco qua. Questa è la prima da 300 grammi, ora mi faccio quella da 500 che poi in effetti l'impasto è di più, è superiore. Ok, quando parlo mi diventa sempre la voce rauca, non sono abituata a parlare troppo. Allora, e adesso queste colombe io le lascerò lievitare tutta la notte, quindi ho fatto la rovescia, ho iniziato la mattina e finisco la sera per andare a cuocere il giorno dopo. Le copro, se volete potete mettere in cella di lievitazione, altrimenti accendete la lucetta al forno. Io ho messo dei stuzzichini per non far attaccare quando lievita la pellicola. Ed eccole qua, diciamo che sono quasi pronte. Intanto il forno lo porto a temperatura. Questa è la grassa di mandorle, poi vi metto come farla, ve lo metto in descrizione. Ho messo in una sacca a poche, ma volendo anche con la cucchiaiata la potete mettere. La mettete così, poi tanto si allarga in cottura. Quindi ne farò una con questa glassa di mandorle, l'altra la lascio naturale perché voglio metterci il cioccolato bianco. Ci metto un po' di granella, ecco qua. Ok, se volete potete guarnire con delle mandorle sopra o mandorle bianche o mandorle intere come volete. Io la lascio così, ci metto un po' di zucchero a velo. Quando il forno è a temperatura, in forno vado a infornare. Eccole qua, in cottura. Come vedete la glassa mi si è staccata un pochino, non so perché, forse l'ho fatta troppo densa. Finita la cottura, ho misurato con il termometro al centro, se sta a 94 gradi lo supera, le colombe sono cotte. Le ho infilzate, girate e ho aspettato che si raffreddassero. E questa è la colomba che ho, dove ho messo sopra il cioccolato bianco fondente e l'ho guarnita. Adesso le lascio così all'aperto per farle asciugare. Naturalmente non le apro subito perché mi servono per Pasqua, però ne avevo fatte altre tre piccoline, di cui una l'ho regalata ed è stata aperta e qui vi metto la fetta. Eccola qua, come vedete è venuta molto bene. Io spero di aver spiegato bene tutto il procedimento. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!